Grossi, affusolati, incazzati, contenti anche dove non ce ne sarebbe bisogno, però dai 300 ai 100 milioni di anni fa il mondo ha attraversato la sua fase di ribellione cafona, in cui chiunque doveva essere di una forma e dimensione esagerata, tutti gli altri venivano mangiati o estinti, come si conviene a chi non vuole adattarsi agli standard di tamarragine di una certa epoca. Ecco un'altra top archeonaturalistica su 10 bestioni marini assurdi preistorici che oggi, grazie a un meteorite, non esistono più. Bella lì per quel meteorite, ha salvato il culo a tutti noi. Alla numero 10, lo Iachelopterus, un progenitore dello scorpione di 400 milioni di anni fa, versione acquatica. Era un artropode euripteride merostomo paleozoico. Ora ripetetelo 5 volte più veloce al contrario. La morale della favola è che tutta la sua artropodica sottoclasse di scorpioni marini si è estinta, perché dicevano le bugie, marini un cavolo, stavano soltanto nei laghi, niente acqua salata. Ora voi direte, perché questo coso dovrebbe farmi paura? Sembra un gamberetto con un aculeo. È esattamente quello che era. Il problema era che era un gamberetto con un aculeo di 2,5 metri. Nulla, culeo e basta, a quel punto sì che esageravamo veramente, però non era piccolo. Ecco, è la numero 9, il Sarcosuchus, vecchio trisnonno del coccodrillo odierno. A livello di tecniche speciali, gli studiosi ritengono non fosse in grado, per questioni fisiche, di servirsi del death roll, la presa a giravolta che usano i coccodrilli moderni, quelli new school, per affogare la preda, ma compensava benissimo questa mancanza, direi, essendo lungo, al posto che un massimo di 4 metri, un massimo di 14, mi sembra giusto. Uno di quei casi in cui la natura ha chiaramente inserito i trucchi. Se ne stava in Africa e Sud America nel Cretaceo a mangiare poveri dinosauri impenitenti che andassero ad abbeverarsi nei suoi specchi d'acqua. Per fortuna non esiste più. Ecco tutto quello che c'è da dire sul Sarcosuchus. E alla numero 8, il Thalassomedon, elasmosauride di 95 milioni di anni fa. Gli elasmosauridi erano un sottogruppo dei plesiosauri, quelli con i colli lunghi 700 chilometri tipo lui, che arrivava a 15 metri. La metà appunto erano tutti di collo. Ritrovato in Nord America, in particolare in mari oggi non più esistenti, ovviamente, era un notevole predatore con la particolarità piuttosto buffa e comunque dalle motivazioni ancora solo ipotizzate di mangiare anche grossi sassi, le cui tracce sono state ritrovate assieme ai fossili di parecchi esemplari. Sassi che forse si pensa potessero servirgli in pratica come zavorra per le immersioni. Fichissimo. E alla numero 7, lo Stedacanthus, che aveva un tavolino spinato sulla testa perché no? A volte anche la natura sbaglia, amici. Non è sempre tutto rose e fiori, direi che questo squaletto del Devoniano ne è la prova. Con il suo coso al posto della pinna dorsale, quel ferro da stiro killer, quell'affare dalle funzioni che sinceramente non saprei neanche immaginare, o comunque sono soltanto ipotesi, che servisse per l'accoppiamento, per attaccarsi a ventosa ad altri pesci più grandi, a ventosa, ma insomma era tutto spinato per non farsi mangiare. Beh, ci sarebbero stati 3000 altri modi per fare tutte queste cose, ma in maniera più stilosa di avere quell'affare appiccicato sulla testa. Ma lo Stedacanthus decise di andare con quel tavolino da bar acquatico. E alla numero 6, il Kronosaurus, plesiosauro australiano predatore alfa, quando ancora in effetti ogni parte del mondo era un po' inabitabile per via della densità di denti, ma l'Australia si imponeva comunque già da allora come continente della morte a livello faunistico. Se l'amico di prima apparteneva ai plesiosauri col collo di 7 metri, il Kronosauro era dei plesiosauri con la testa lunga 7 metri, dall'aria non particolarmente furba e un cranio che sembrava qualcuno avesse preso a martellate. Forse lo Stedacanthus di prima, prendendo la testata, direi, più o meno hanno vissuto nello stesso periodo, no? Soltanto 200 milioni di anni di differenza. Ma a livello geologico è il nulla. Che stavamo dicendo? Ah sì, il Kronosaurus, cattivissimo, cattivissimo. E alla numero 5, il Mauisaurus, altro plesiosauro. E basta, che erano tutti plesiosauri? No, c'erano anche megasquali di 20 metri. Poi sì, erano tutti plesiosauri gli altri. Ma che non è che potessi inventarti tanto di meglio di una macchina omicida iperidrodinamica di 15 metri. Insomma, alla fine, dai e dai, è la versione OP definitiva, la natura ci arriva. Mauisauro, tipico della Nuova Zelanda, se ne stava a mauisaureggiare come un po' tutti i plesiosauri attorno ai 100 milioni di anni fa, nel Maastrichtiano, mangiando tutto il Maastrichtiano. E alla numero 4, l'Helicoprion, classico esempio di quando la natura esagera del brutto senza nessuna ragione. Se hai in casa un fossile di Helicoprion, devi dichiararlo come arma impropria. A questo punto avrete forse notato che quel mattacchione aveva una motosega circolare sulla faccia. Una motosega sulla faccia c'aveva! E pare che più si arrabbiasse, più quella iniziasse a girare veloce sparando i denti. Bene, questa non è assolutamente vera, una cazzata grande come una casa, scusate, dovevo dirla, non sono riuscito a trattenermi. Ma i denti, è vero, che si sostituivano, come per gli squali moderni, ad ogni morso spingendo in avanti in modo circolare. Quindi, a mo' di motosega per davvero.
Bellissimo. E alla numero 3, il Liopleurodon. Dal greco leios, liscio, pleura, bordo, odon, dente, dente a bordo liscio, dente non appuntito. Chi gli ha dato questo nome? Mi sa che era ubriaco o con problemi di vista. L'amico è diventato popolare, io lo ricordo benissimo, con quel vecchio documentario Nel mondo dei dinosauri si chiamava, non so se l'avete visto, in cui passava un'intera puntata a sbudellare l'intera puntata. Super predatore del giurassico, la specie più grande era l'Elferox. L scritto L, non El Ferox, olle, capisco la tamarraggine, ma il soprannome messicano l'avrebbe davvero portata a livelli improponibili. A quel punto l'Elferox avrebbe dovuto anche avere gli alettoni, gli spoiler e la pancia decorata con delle fiamme viole e rosse, e invece no. Ecco, e alla numero 2, il Dunkleosteus, vissuto nel Devoniano, e il Devoniano non ne era certo felice con questo coso, che in pratica era una specie di carro armato assassino acquatico. Ora pensate che io esageri sempre di nuovo a sto giro, invece era davvero un carro armato assassino acquatico. Infatti sparava missili dalla bocca. No, ok, anche questa è una cazzata, però la parte anteriore del corpo, compresa e soprattutto la testa, era corazzata di placche ossee robustissime che lo rendevano impenetrabile. E i denti non erano denti, bensì estroflessioni di quelle stesse placche, chiamate placche gnatali, che gli uscivano dalla mascella e dalla mandibola. E la sua dieta consisteva in tutto, tranne lui, direte voi, no, tutto, perché era pure cannibale. E alla numero 1, il Leviathan Melville, bestione del miocene scoperto nel 2008, visse assieme al megalodonte. Doveva essere proprio un piacere sguazzare in quelle acque all'epoca. Purtroppo non ha la stessa fama del rivale, perché appunto non ci hanno fatto 3000 film sopra in cui mangia navi intere e viene preso a pugni da Jason Statham. Ma anche lui era bello cattivo, nome che viene da appunto Leviatano e Melville, lo scrittore di Moby Dick. Era un immenso capodoglione, in pratica lungo 3 metri, il solo cranio ovviamente. Lui arrivava a Isi, si pensa, una ventina, con denti di 40 centimetri e una dieta composta da piccoli pesci, grossi pesci, cetacei, delfini, squali, focene, tartarughe, foche, uccelli, piccole balene, grosse balene, me e te. Allora, piaciuta questa top? Spero di sì. Come avete notato, ultimamente mi ha ripreso un attimino lo scribizzo delle top 10 a tema naturale, ma ho visto che in generale gradite, quindi sono molto contento della cosa. A breve ne vorrei rifare anche una a tema spaziale, tra l'altro dopo gli annunci dell'altro giorno, non so se avete letto, sulla fosfina e Venere, ma immagino di sì. In caso, andate subito a vedere, mi raccomando. Bene, detto questo, condividete il video se vi è piaciuto e ci vediamo domani per un'altra top 10.